Centro La Bella e in via Tempa Petrini a Buon Abitacolo in provincia di Salerno. Iannuzzi Moda presenta il TG Estate. Iannuzzi Moda firma il tuo look con le migliori marche: sportivo uomo-donna Desigual, Calvin Klein, Diesel, Roy Rogers, Colmar, Geospirit, Napapiri, Gas, Guess, Slam, Graffio, Van Poom, Navigare e per chi ama il classico Palzileri, FB Fashion, Abiti Sanremo. Taglie comode per la donna, Luisa Viola, Diana Gallesi e ancora calzature, Kiss, Superga, Nike, Adidas, Victoria, Geox, Converse e tanti altri marchi prestigiosi. Iannuzzi Moda è a Vallo della Lucania, Marina di Camerota e Sapri. Iannuzzi Moda, veste il tuo stile. In questo periodo offerta Polo, cappa, Diadora, Lotto, Gymnasium, Nazareno Gabrieli a 10 euro. Dal mare di Villa Mare diamo subito inizio a questa puntata di giovedì 6 agosto del nostro TG Estate, che vi farà compagnia in diretta tutti i giorni da partire dalle 15 più o meno dalla spiaggia di Villa Mare, con questa vetrina dedicata all'estate, alle iniziative che ci sono sul territorio per animare le serate estive. Quindi andremo avanti fino alla fine d'agosto accompagnandovi appunto con un po' le manifestazioni programmate per l'estate 2015. Oggi poi daremo maggiore attenzione a due manifestazioni, una che si terrà a Torraca, una giornata di solidarietà che è stata programmata in questo bellissimo paese interno del Golfo di Policastro, e poi ci soffermeremo su Villa Mare per parlare della festa di Maria Santissima di Porto Salvo e quindi del programma previsto per festeggiare questa Madonna, che poi vedremo sarà portata in giro anche per la costa di Villa Mare. Intanto andiamo a far scorrere la nostra agenda, iniziamo subito dagli appuntamenti previsti per oggi 6 agosto. Eugenio Bennato e con la Street Art sarà in concerto a Rocca d'Aspide, uno spettacolo che darà il via al Festival dell'Aspide. Musica da camera invece questa sera a Stella Cilento con il trio dell'Accademia Sannita con soprano. Inizierà ad esibirsi alle 21.30 nella piazzetta di San Nicola. A Cicerale invece è iniziata ieri e terminerà il 7 agosto la sagra della cucina tipica cilentana. Mentre a Perito iniziano oggi le 8 serate della Festa del Bosco, musica e gastronomia fino a tarda notte. E ancora celle di Bulgaria, Do di Battaglia in concerto questa sera in onore della Madonna delle Nevi. E a Vibonati questa sera invece si potrà assistere al simpatico spettacolo di Paolo Cagliazzo direttamente da Made in Sud, un appuntamento che è da non perdere in piazza a partire dalle 22. E ora andiamo a vedere un po' di iniziative programmate per i prossimi giorni. Finora erano quelli previste per oggi 6 agosto. A Sicilia in Morigerati, che è un paesino davvero accogliente, una frazione appunto di Morigerati, il 7 e l'8 agosto si terranno due serate di vinatte. Per le viuzze e le piazzette di Sicilia si potranno ammirare l'artigianato e i quadri di artisti salernitani e degustare vini cilentani che verranno presentati da esperti sommelier. Si inizia alle 19, quindi questo percorso aprirà i battenti alle 19.
E a San Nicola di Centola inizia oggi e finisce domani, 7 agosto, la sagra della salsiccia che le donne del paese prepareranno sempre secondo antiche ricette. Non mancheranno anche le verdure e il vino. A Capaccio vanno avanti le serate musicali organizzate dalla Proloco. I giardini di Capaccio Capoluogo venerdì 7 agosto faranno da palcoscenico al concerto di Benny Pierri, protagonista dell'ultima edizione di The Voice. Voi vedete The Voice? Ah, sì. A Capaccio c'è un certo tipo che è venuto fuori proprio da The Voice, Benny Pierri. Lo conoscete? Sì, l'ho sentito, ne ho sentito parlare. E te chi ti piace di The Voice? Chi ti è piaciuto? Nessuno proprio in particolare, sinceramente. Qual è il programma che segui di più? Amici. Amici. Perché? Perché semplicemente perché lo seguo da sempre e mi piace che ci sia appassionata. Anche il ballo, cioè conversazione e ballo. E invece la signora se ne va, l'abbiamo fatta fuggire via. Andiamo invece avanti con la nostra agenda, con altri appuntamenti per i prossimi giorni e andiamo a... dove vogliamo andare? Ah, continuiamo a parlare di musica. Il 7 agosto a Rocca d'Aspide si potrà assistere al concerto dei 99 Post, uno spettacolo che rientra nell'ambito del cartellone del Festival dell'Aspide che inizia proprio oggi, 6 agosto. A Cardile di Gioi Cilento, un'altra bella frazione da visitare, è pronta a partire la seconda edizione di Taranta Sud, il festival di musica popolare che dal 7 al 9 agosto animerà il borgo cilentano. Saranno oltre 100 gli artisti che si esibiranno durante le tre serate, ballerini, musicisti, cantanti provenienti da Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. A San Giovanni a Piro invece venerdì 7 agosto ci saranno i festeggiamenti in onore di San Gaetano. Dopo la messa delle 19 ci sarà la processione per le vie del paese, alle 22 concerto di Piera Lombardi e a seguire lo spettacolo pirotecnico. A Sapri la nuova compagnia di teatro popolare il 7 agosto presso l'Arena del Mare porterà in scena la commedia in tre atti Natale in casa Cupiello. La rappresentazione avrà inizio alle 21.30. A Vibonati invece il 7 agosto si terrà la seconda edizione del Memorial a Gerardo Brusco. Si tratta di un triangolare di calcio che inizierà alle 19 presso lo stadio di Vibonati. Le gare saranno anticipate da alcuni momenti commemorativi. Alle 18.30 dal campo sportivo partirà il corteo per la deposizione della corona di fiori sulla tomba di Gerardo Brusco, scomparso improvvisamente 2 anni fa. Nona edizione del concorso di poesia Pasquale Fortunato a Santa Marina. Il 7 agosto presso la Casa Comunale alle 21 ad allietare la serata sarà Alessandro Gaudio e la sua orchestra. Ci sarà la degustazione di delizie enogastronomiche offerta dall'amministrazione comunale. Ovviamente ci sarà poi la premiazione dei vincitori di questa nuova edizione e inoltre ci sarà l'organetto ed esattamente ci saranno presenti i musicisti, il musicista e pluricampione mondiale di organetto Alessandro Gaudio. E ora dobbiamo andare a Torraca, dove il 9 agosto si terrà la seconda edizione di Insieme per la vita dona un sorriso. Dalle 10 del mattino mercatini di artigianato, gastronomia, musica e concerti. Prima di parlarne con gli organizzatori per comprendere il senso della giornata, vi diamo un assaggio in che modo, con una rappresentazione musicale, con un balletto che un po' racchiude il senso della giornata. Eccolo qui. Facciamo partire la musica, qualcuno farà partire la musica. Ci siamo, ecco qui. E arriva. Muta anche tu. Sta per partire, un attimo solo di pazienza. Ecco. Raggiungi un posto a tavola che c'è un anime. Ok, allora siccome ci sono dei problemi, intanto che li risolviamo,
Don Francesco venga qui con noi e cerchiamo ora di parlare del senso di questa giornata Insieme per la Vita, seconda edizione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per l'Istituto Gaslini di Genova e il Bambin Gesù di Roma, si è aggiunto quest'anno quest'altro, diciamo, istituto. Tutto questo nasce da un'esperienza dolorosa di un ragazzo di Torraca che ha dovuto combattere una grave malattia, una battaglia però che ha avuto un esito positivo, quindi questa battaglia è stata vinta e la famiglia, ma un po' tutta la comunità, ha deciso di continuare, ecco, a combattere queste malattie proprio dando una mano a chi si trova nella stessa situazione. E quindi da questo è nato, ecco, questa giornata, è nata la giornata Insieme per la Vita, dona un sorriso, così come c'è scritto sulla locandina, che è una giornata in cui, ecco, tutta Torraca, senza divisioni, senza tante altre cose, ecco, si mette a disposizione con i propri doni, con quanto si sa fare per appunto questo fine. Quindi una raccolta di fondi che avviene attraverso la vendita di oggetti anche realizzati a mano, mi sembra di capire, almeno da quello che avete portato qui, che sono un assaggio di ciò che verrà poi esposto il 9 a Torraca. Sì, questa è soltanto una minima parte di quanto, ecco, chi verrà il 9 agosto a Torraca potrà vedere nei vari stand. Ci sono oggetti di artigianato, ricamo, anche i bambini della parrocchia si sono attivati per costruire degli oggettini da mettere in vendita, per fare anche una pesca di beneficenza. Ecco, la bellezza di questa giornata è che al di là poi della vendita è anche un momento di animazione, perché ci saranno vari gruppi musicali, di cui due anche di Torraca, che concluderanno un po' la serata. Questi gruppi si chiamano i Gardenia e i White Roses 2.0, sono dei ragazzi di Torraca che hanno dato al via questi gruppi musicali. E poi ci sarà tanta animazione dal pomeriggio con balli, avremo la presenza delle suore francescane di Sant'Antonio che collaborano con la nostra parrocchia, ecco, e poi naturalmente non mancherà, essendo domenica, la celebrazione della messa che vivremo lì nella piazza di Torraca. Ecco, diciamo intanto come si svolgerà, dove si svolgerà. Abbiamo detto il 9 agosto, a che ora? Alle 10, anche inizia tutto alle 10, sì. E dove si svilupperà? Sì, alle 8 del mattino si cominceranno ad aprire gli stand, invece dalle 10 comincerà l'accoglienza dei gruppi, e nella via principale di Torraca, la piazza davanti alla chiesa di Torraca, lì ci saranno sistemati i vari stand, e poi questa accoglienza, ecco, dei vari gruppi, e intorno alle 13 per tutte le persone presenti verrà offerto un primo piatto. E poi dalle 15 in poi comincerà tutto il pomeriggio dedicato all'animazione, ai balli di gruppo e anche dei piccoli musical che verranno messi in scena. Il pranzo, ecco, c'è scritto anche sulla locandina, sarà offerto a tutte le gocce presenti. Ecco, la goccia fa da padrona in questa seconda edizione di questa manifestazione. È il tema che è stato scelto per quest'anno. La frase di Madre Teresa che ci ricorda che una goccia nell'oceano è cosa ben poca, però senza questa goccia, ecco, l'oceano sarebbe più povero. Ecco, dà proprio il senso a quando siamo, a quando vivremo giorno 9. Senza il nostro piccolo contributo, magari l'oceano di tante opere di solidarietà sarebbe più povero. Ecco, quindi insomma è un motivo per andare a Torraca, in più c'è questa volta non solo per visitare il centro storico di Torraca, che è sempre bello e affascinante, ma anche per dare il proprio contributo per questi progetti di solidarietà che la parrocchia di Torraca ha deciso di sostenere. Quindi acquistando uno di questi oggetti voi farete parte di questo oceano di solidarietà. E a proposito di gocce, vediamo tanti giovani con impressa la goccia, che è il simbolo e il logo praticamente di questa seconda edizione. Non so se anche il vostro tecnico riuscirà a far partire la base musicale. Ce la facciamo, vediamo un po' se ce la fa. E intanto Don Francesco, diciamo anche che è una manifestazione che andrà avanti fino a sera, per cui si può andare a qualsiasi ora, si può venire, non è che si è costretti ad andare sulla sera, dalla mattina fino alla sera. Sì, l'intera giornata. L'anno scorso quanto avete raccolto? L'anno scorso abbiamo raccolto intorno agli 8.000 euro. Insomma, c'è stato un bel contributo. C'è stato un bellissimo contributo e speriamo che si possa ripetere anche questa volta. Andiamo a vedere ora se è pronta la musica. Vediamo.
cosa una goccia d'acqua se pensi al mare, un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada, che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola, qualcuno dice un niente ma non è vero, perché lo sai perché, lo sai perché. Goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena e nasce una canzone, da un ciao detto per caso un'amicizia nuova, e se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro, e ognuno può cantare anche se è stonato, da niente nasce niente, questo sì. Non è importante se non siamo grandi, come le montagne, come le montagne, quello che conta è stare tutti insieme. Bene, ok, grazie. Cercate quindi anche voi di essere una goccia in questo oceano di solidarietà che il 9 agosto si aprirà per voi a Torraca dalle 10 del mattino. Però questo gruppo ancora rimane con noi perché ci proporranno anche una parte del musical che proporranno in occasione della giornata del 9 agosto. Aggiungi un posto a tavola, ma ce lo faranno vedere alla fine di questa puntata del TG Estate. Ora ci separiamo solo per un istante, diamo spazio alla pubblicità e poi torneremo di nuovo in diretta da Villamare, di nuovo in vostra compagnia, per parlarvi della festa in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Per una testa sempre in ordine come vuoi tu, beauty parrucchiere di Rocco Avagliano. Pieghe e acconciature sempre alla moda. Esegue anche analisi della cute e del capello. Anche io per le look dei miei capelli al TG Estate ho scelto la beauty parrucchiere in via Kennedy a Sapri. Per le tue prenotazioni telefona al 328 59 45 180. Shopping by night a Sapri con il primo villaggio commerciale. 29 stand allestiti sul lungomare che ospitano i negozi della città con le loro vantaggiose proposte per l'estate 2015. Una grande vetrina per i vostri acquisti che accende le luci alle 20 per spegnerle alle 2 di notte. Apertura anticipata alle 17 la domenica e nei giorni dei grandi eventi. Una lunga passeggiata tra offerte commerciali, artigianali ed enogastronomiche. Dopo una giornata al mare, perché non rilassarsi con lo shopping notturno a due passi dalla Baia di Sapri. Il villaggio commerciale ha riservato per l'estate 2015 tantissime offerte da capogiro. Vieni a visitarlo. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati e ai brevi amori infiniti. Sono la voce di te nel niente, mentre parte nei bastimenti. Scaldami in tutti gli angoli con la tua...
Il 10 agosto a Tor Orsaia ritorna la tradizionale festa di San Lorenzo Martire. Alle 19.30 le vie del paese si trasformeranno in un suggestivo ambiente romano con il corteo storico in abiti cilentani e figuranti in costumi d'epoca romana. Alle 22.30 in piazza la rievocazione storica del processo e del glorioso martirio di San Lorenzo. Alle 23 la quarta edizione del Festival della Musica Popolare e delle sue contaminazioni con Paranza d'Oliono, Officine Popolari Lucane di Pietro Cirillo e Zimbaria. Sotto questo sole è bello pedalare, ma c'è da sudare. C'è da sudare sotto questo sole? Certo. Ah, pensavo iniziava aver paura che gli fosse successo qualcosa, no? Qua per questo. Ecco, per sudare sotto il sole. Sotto il sole. Ecco, proprio... Ma allenarsi al bacio. Al bacio. Voi siete parenti, amici, marito e moglie? Marito e moglie. Marito e moglie, che tipo è questo qui? Un marito abbastanza solare. Sì, sì, sì. Non se lo prenda tutto il sole, è il caso di dire. Provo, lascio qualcosa a qualcuno. Ecco, grazie. Noi andiamo avanti in diretta da Villamare con il TG Estate. Rimaniamo a Villamare perché dobbiamo parlarvi della festa di Maria Santissima di Porto Salvo che sarà festeggiata l'8 e il 9 agosto. Il programma è molto intenso e dobbiamo dire che ci sono degli appuntamenti attesissimi quest'anno dai giovani. In mia compagnia c'è Alex, che è il classico turista che ha scelto da anni Villamare per villeggiare, ormai da 26 anni mi diceva, e il popolo di Villamare lo ha praticamente adottato e lo ha coinvolto nell'organizzazione della festa di Maria Santissima di Porto Salvo. Quindi lui si fa portavoce delle cose previste per l'edizione 2015. Allora raccontaci un po' le due giornate. Sì, no, praticamente adesso sono il figlio del comitato Stella Maris che mi ha cooptato per essere come un filo rosso tra questi due appuntamenti, perché quest'anno la festa raddoppia. Invece di essere un solo cantante, un solo appuntamento per il giorno della Madonna, ce ne sono due. Quest'anno, diciamo, il comitato ha scelto due target diversi, due artisti diversi. Inizieremo con sabato, questo sabato qui ci sarà prima l'accensione, diciamo, l'ufficialità della festa si avrà con l'accensione dei luminari che hanno montato proprio oggi. E poi alle 22 il concerto di Clementino, il famosissimo rapper napoletano, questo sabato. Allora, diciamo dove si terrà il concerto. Ecco, quest'anno hanno scelto anche un altro sito per il palco, che verrà montato in spiaggia a ridosso, diciamo, dei due lidi che vedrete in fondo. Quindi sarà un vista mare con il concerto, e dicono addirittura che sono state fittate delle barche per seguire il Clementino dal mare. Quindi sarà una cosa per la prima volta fatta in questo modo, questo sabato. Qui arrivate comodi perché dovrete stare sulla spiaggia. Esatto, sandalino come il signore di prima, con l'esdraio, così vi godete il concerto di Clementino. E questo sabato, dicevo. Domenica invece ci sarà la tradizionale festa vera e propria della Madonna. Inizieremo con alle 10 la messa in chiesa, poi avverrà, diciamo, la cosa più caratteristica della festa, ovvero la processione per mare. Alle 10.45 si vedrà questo nido di barche, questo corteo di navi che seguiranno la Madonna lungo tutto il percorso del golfo. Si ritornerà a Villamare e alle 18 ci sarà una processione sempre con la statua della Madonna, la Santissima Statua della Madonna, per le vie del paese. Un'altra messa, un'altra funzione religiosa alle ore 20. Una batteria a devozione della Piero Cilento Fireworks, che diciamo che allieterà, diciamo, la fine dei riti religiosi per la Madonna. E ci sarà l'ultimo concerto per la festa di Bianca Atzei, che verrà sempre svolto sul palco, quindi sia... Sempre sulla spiaggia, tutti e due i concerti. Sempre sulla spiaggia, e anche i fuochi della premiata ditta De Candia, che chiuderanno, diciamo, i festeggiamenti sempre sulla spiaggia. Quindi doppia festa, doppi cantanti. Dobbiamo dire che per Clementino si prevede una folla di giovani. Riuscirà Villamare a contenerla? Se ci sarà, speriamo di sì. Deve, però diciamo che la scelta è stata proprio del comitato festa per accontentare e offrire al pubblico doppio di Villamare, sia ai ragazzi, non solo di Villamare ma anche del golfo, e a quelli un poco più grandicelli che preferiscono sonorità più classiche come quelle di Bianca, quindi hanno voluto accontentare entrambi, diciamo, i punti di riferimento del target. Bene, complimenti al comitato festa. E se piove?
Se piove, allora, diciamo che la Madonna che ci vuole tanto bene sta già ricevendo le preghiere da 2 settimane, quindi sicuramente... Non pioverà. No, qualche gocciolina magari per rinfrescare, ma sicuramente il concerto sarà meraviglioso. I concerti saranno meravigliosi. Oh, visto che tu sei tutto di Villammare, io so che questa sera c'è qualcosa a Villammare. Assolutamente sì, perché il Comitato Festa sta lavorando da luglio per riempire, diciamo, le serate dei villammaresi con più e più feste. Io mi levo addirittura tutte le scarpe, ciabatte, sì, no, ma le perdi se le lasci lì. Tanto oramai si sono rotte, quindi non... Ok, va bene. Dicevamo, quindi questa sera? Stasera il Comitato Festa ha organizzato la terza tappa della sagra del pesce azzurro. Uh-huh. Un quintale di pescato locale, di alici, che verranno servite in coppetiello, il tipico coppetiello di alici fritte con un bicchiere di vino, e mi raccomandano di dire che il guadagno, se vogliamo così chiamarlo, di queste serate va interamente per le spese della chiesa, per il comitato, quindi non c'è un vero e proprio guadagno, ma è un lavoro per la comunità locale. Bene, allora grazie Alex, e tu fino a quando ti tratterrai qui a Villammare? Fino a che non mi cacciano. Oh. Ma penso, se non ti cacceranno mai, a un certo punto deciderai di andare via perché hai le tue cose da fare? Sarà a fine agosto, quindi farò tutta l'estate qui, come da 26 anni a questa parte, sarà un vero piacere. Ma nella vita cosa fai? Sei il turista di Villammare. Io insegno teatro, lavoro a teatro a Napoli, e quindi finisco qua e riattacco. Vai a recitare da un'altra parte. A recitare da un'altra parte, esatto. Grazie Alex, e non dimenticate gli appuntamenti che ci ha segnalato Alessandro, mentre i giovani di Torraca sono pronti per chiudere questa puntata del TG Estate con un breve passaggio del musical Un Posto a Tavola, che proporranno il 9 agosto in occasione di questa manifestazione di cui abbiamo parlato un istante fa, Insieme per la Vita, che si terrà a Torraca il 9 agosto, come dicevo, a partire dalle 10. Mercatini, musica e divertimento e gastronomia fino a tarda sera per raccogliere fondi necessari per 2 progetti di solidarietà di cui abbiamo parlato con Don Francesco. Io vi lascio con loro e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata del TG Estate. Raggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo posto e non parla stare via. Dividi il companati con una doppia allegria. Questa tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Sempre aperta, la luce è sempre accesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. La porta sempre aperta, la luce sempre accesa. E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. Se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. E corri verso lui con la tua mano tesa, e corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva, evviva. Viva, 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 viva,
posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, stare più comodo tu.